voglio mica la luna, voglio soltanto restare. Una serata iniziata al calar del sole, nella splendida cornice di Saltara, con tre concerti e una serie di mostre di pittura, scultura e fotografia. Venerdì 7 luglio si è svolta la 21esima edizione di Saltarua 2023, evento di musica, arte ed enogastronomia che ha visto la partecipazione di 1500 persone, un pubblico sempre più numeroso che ormai da anni presenzia ad una manifestazione tra le più attese della Bassa Val Metauro. Solo una passeggiata tra le mura e gli scorci più suggestivi di questo borgo medievale del XII secolo, ma un percorso musicale e artistico che ha regalato al pubblico presente la musica cubana dei Penna Billy Social Club, del trio Frank Silvera, capitanato dallo swing di Mario Aiudi, e dalla eterea voce in fisarmonica della compositrice Sara Calvanelli. Nella piazza principale, special guest della serata Marco Ferradini, che con il brano Teorema ha ripercorso la storia della musica degli anni Ottanta, seguito dall'esibizione della Dino Gnassi Band, con la partecipazione di Claudio Morosi, voce e tastiere. Sono felice di essere qui perché nelle Marche molto spesso ci capito. Conosco degli amici e delle amici a Fermignano e quindi per me è una, ogni volta è anche una vacanza, oltre che motivo di interesse per il lavoro è anche una vacanza, anzi molto più spesso è vacanza che altro. Stasera canterà uno dei pezzi più famosi in assoluto della storia della musica italiana, che è Teorema. Ancora oggi un brano che può essere considerato attuale per il suo testo molto particolare. Alla fine è una canzone che parla di noi, che racconta veramente chi siamo senza ipocrisie e dice che in fondo non cambiamo mai, perché noi siamo cielo e siamo terra, siamo grandi cose e anche meschineria. E in questa canzone c'è tutto, c'è come reagiamo noi di fronte alle difficoltà e siccome parliamo d'amore è una cosa che ci accomuna tutti. Quindi penso e spero che non passi mai. Arriverà con mille idee. Presenti il sindaco Pietro Briganti, che ha espresso il suo orgoglio per una manifestazione che ogni anno accoglie un pubblico sempre più numeroso e affascinato dalla bellezza del luogo, e Irene Cecchi, vicepresidente della Proloco Saltara, che ancora una volta, unitamente a Veronica Clark, direttore artistico della manifestazione, hanno saputo coordinare in modo esemplare il connubio enogastronomia e arte. Vero proprio orgoglio, perché è una manifestazione ricca di iniziative ed è veramente molto attrattiva. Siamo qui in un borgo meraviglioso, che è il borgo di Saltara, di Coglie al Metauro, che danno la possibilità a tutti di poter passare una piacevole serata, quindi degustando quelli che sono i prodotti della nostra enogastronomia eccellente di questi territori, e poter fruire di una serata fantastica con un ascolto di buona musica. La Proloco di Saltara è molto contenta tutti gli anni di portare avanti questo evento, che ormai è la 21esima edizione, e devo dire che questo è stato possibile grazie all'aiuto che ogni anno ci danno tutti i volontari della Proloco in primis, ma anche tutti quelli che collaborano con noi, quindi dall'amministrazione comunale, all'Associazione delle Arti, al Consiglio regionale delle Marche, all'UMPLI e quindi a tutti gli autori, a tutti gli attori che operano per la buona riuscita di questo evento. Altissimo anche l'interesse per i dipinti, le sculture e le gallerie fotografiche, che hanno impreziosito i percorsi tra scalinate e sottopassaggi, esaltando la bellezza di uno dei borghi più caratteristici del territorio marchigiano. Senza l'amore è un uomo che non sa, e questa è l'unica legge che c'è.